Alla fine del mese di agosto, complice, devo dire in questo caso fortunato complice anche un meteo che certamente non rendeva molto difficile fare attività di resistenza, abbiamo affrontato di nuovo le distanze e Antonella ha ricominciato a fare in bicicletta, in acqua e soprattutto di corsa, ha cominciato ad affrontare le distanze che andavano oltre i 45 minuti, oltre l'ora. Ed è stato veramente un impatto pesante previsto, sapevo che sarebbe stato un impatto pesante perché tutto sembrava molto molto difficile. Sembrava difficile correre 10-12 km, sembrava difficile affrontare i 40-50 km in bicicletta. Però con impegno, con una focalizzazione, 2-3 allenamenti importanti alla settimana, non di più, abbiamo cominciato a mettere le distanze e ci siamo posti un obiettivo. L'obiettivo era di arrivare a considerare la gara quando le distanze avrebbero superato la fatidica soglia dei 90 minuti. Oltre i 90 minuti ho detto ad Antonella ripenseremo alla gara e capiremo che gara si può fare. Questo grosso modo è successo la prima settimana di settembre, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto abbiamo fatto 90 minuti di bici, di corsa, adesso pensiamo a quale gara può fare. E la scelta, non avevamo molte scelte, la scelta è caduta su pensare se la gara di Barcellona poteva essere un obiettivo da raggiungere e soprattutto un obiettivo, un toro da matare, come poteva essere chiamata questa gara per la sua collocazione spagnola. E questo è stato il passaggio successivo. Che cosa fare per andare a Barcellona e matare il toro?